Dal Vangelo di Luca. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per preparargli l'ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?» Si voltò e li rimproverò, e si misero in cammino verso un altro villaggio. Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». Ad un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Tu invece va e annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore. Prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio». Sorelle e fratelli carissimi, dopo le tante feste che hanno contraddistinto le domeniche precedenti, Ascensione, Pentecoste, Trinità, Corpus Domini, con la domenica di oggi riprende il ritmo del tempo ordinario e il Vangelo che abbiamo ascoltato ci presenta Gesù in un momento molto particolare e delicato della sua missione, un momento davvero significativo. È il punto di svolta di tutta la missione di Gesù nel Vangelo di Luca. Cosa accadeva a Gesù e ai suoi discepoli in quel momento? Avevano ricevuto il diniego da parte degli scribi e dei farisei, il contrasto, la mancanza di accettazione da parte di queste persone del messaggio che Gesù annunciava. Gli scribi e i farisei fin da subito avevano capito che Gesù metteva a soqquadro il loro modo di intendere la religione e di intendere Dio, ma anche di intendere la società, e per questo lo contrastavano con forza, tanto che, come ci dice San Marco nel terzo capitolo del suo Vangelo, fin da subito avevano deciso di farlo morire. Ad un certo punto però, come ci riporta San Giovanni nel suo Vangelo al capitolo sesto, anche le persone che inizialmente lo avevano seguito entusiaste si cominciano ad allontanare. Intorno a Gesù, lo abbiamo ascoltato domenica scorsa, c'erano 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini, 5.000 uomini che furono sfamati dai pani e dai pesci. Invece poi man mano tutti se ne vanno, e la loro giustificazione è: questo discorso è duro, chi può intenderlo? Cosa diceva Gesù di così duro da aver provocato l'andar via di tutte le persone? Diceva che la vita nessuno di noi può usarla solo per sé, che la vita ricevuta in dono deve farsi dono agli altri, che la vita deve essere utilizzata a servizio degli altri, mettendosi a disposizione degli altri, non semplicemente per farsi una posizione, per arricchirsi, per acquisire potere, per acquisire visibilità. E questo a tanta gente non piaceva. Ma ad un certo punto anche gli stessi discepoli entrarono in crisi. Avevano visto, almeno alcuni di loro, Pietro, Giacomo e Giovanni, il volto bello trasfigurato di Gesù sul monte Tabor, ma avevano già sentito per due volte l'annuncio della passione e della morte. Gesù diceva che doveva andare a Gerusalemme perché lì doveva patire, lì doveva morire e il terzo giorno, solo il terzo giorno, sarebbe risuscitato. Per questo
indurisce il suo volto, prende la ferma decisione di dirigersi verso Gerusalemme. Lì avrebbe data la spallata definitiva al modo vecchio di concepire la religione e la società. Lì avrebbe eliminato il lievito degli scribi e dei farisei e il lievito di Erode, cioè un lievito stantio che stava facendo marcire la comunità religiosa e la comunità civile. La comunità religiosa perché presentava un Dio buono con i buoni e cattivo con i cattivi. La comunità religiosa perché presentava un Dio commerciale, un Dio che ti dovevi comprare, un Dio al quale dovevi offrire sacrifici e fare cose buone, altrimenti non ti avrebbe donato le sue grazie. E il lievito di Erode, il lievito del potere, il lievito di chi si mette a capo e schiaccia le altre persone. Gesù predica un uomo nuovo, un Dio diverso, un Dio amore e solo amore, buono sempre e comunque, fedele alla promessa di bene che ci aveva fatto fin dall'eternità, fin dalla creazione. E Gesù annuncia un uomo nuovo in cui la verità dell'uomo è data dall'amore e dal servizio, non dal potere e dal dominio. Per questo motivo Gesù chiede ai suoi discepoli di preparargli la strada, di andare in un villaggio perché lui potesse entrarci per annunciare il vero volto di Dio, per annunciare il vero volto del Messia. E Giacomo e Giovanni, insieme con gli altri apostoli, vanno, ma questo villaggio era un villaggio di samaritani che storicamente non andavano molto d'accordo con gli ebrei. Ed infatti Giacomo e Giovanni con gli altri apostoli sperimentano il rifiuto. Poteva esserci stato questo rifiuto per due motivi. Per lo stesso motivo per cui Gesù fu rifiutato a Nazaret, quando fece il suo discorso nella sinagoga dicendo che la scrittura si era adempiuta in lui, che in quel giorno lo Spirito si era rivelato su di lui perché annunciasse un anno di benedizione, un anno di grazia del Signore, perché desse la vista ai ciechi, l'udito ai sordi, le gambe agli zoppi e la vita a chi l'aveva perduta. Gli abitanti di Nazaret non solo non accolsero Gesù, non solo rifiutarono il suo messaggio, ma addirittura lo volevano gettare giù dal precipizio. Ecco, lo stesso motivo che aveva spinto i nazaretani poteva aver spinto i samaritani a rifiutare il messaggio. Ci vogliamo stare con la religione dei nostri padri, vogliamo continuare a fare come sempre si è fatto. Ma poteva esserci anche un altro motivo, e cioè il modo errato in cui gli apostoli, che il Vangelo chiama angeli, messaggeri, avevano presentato il volto di Gesù. Ci dice infatti Luca che i samaritani non lo accolsero perché era chiaramente diretto a Gerusalemme. Cosa andava a fare la gente a Gerusalemme? Andava al Tempio, andava a pregare. Evidentemente gli apostoli avevano annunciato un volto di Dio come quello degli antichi, ma Gesù andava a Gerusalemme per rovesciare questo modo di concepire Dio, per cambiare il modo in cui veniva concepito l'uomo, ed evidentemente non avevano saputo annunciare il vero volto di Gesù. Del resto, questo è un rischio che anche noi, messaggeri di Gesù oggi, angeli di Gesù oggi, annunciatori e testimoni di Gesù oggi, corriamo. Il documento Gaudium et Spes del Concilio, al numero 19, dice che molta parte dell'ateismo di oggi dipende dal cattivo annuncio che di Dio fanno i cristiani. Dipende dalla cattiva testimonianza che noi credenti diamo. Allora è indispensabile che noi personalmente e come comunità facciamo la giusta esperienza di Dio, conosciamo il vero volto di Gesù, in modo tale che presentandolo esso possa essere più facilmente accolto.
Ma a questo punto accade qualcosa di strano. Non solo Gesù aveva indurito il suo volto per dirigersi verso Gerusalemme, adesso induriscono il volto anche Giacomo e Giovanni, ma non per andare a Gerusalemme a morire con Gesù, a fare dono della propria vita, ma induriscono il loro volto per la rabbia, perché erano stati rifiutati. E diventano aggressivi, diventano fondamentalisti, diventano persone intolleranti, tanto che chiedono a Gesù se devono invocare un fuoco dal cielo perché distrugga quel villaggio. Del resto, questa cosa era già successa, dicevano i rabbini, al tempo di Elia, che per ben due volte annunciò il fuoco sopra le persone che non lo volevano accogliere. Ma era proprio così? Se noi andassimo a leggere il libro del Siracide, al capitolo 48, quando fa l'esaltazione di Elia, noi troveremmo scritto: «Sorse Elia profeta come fuoco, la sua parola bruciò come fiaccola». Elia non aveva bruciato i nemici, Elia non bruciava le persone, Elia annunciava una parola che era fuoco, una parola che bruciava il male, che bruciava i peccati, che bruciava tutto ciò che di negativo c'era nell'uomo e nelle comunità, affinché l'uomo e la comunità potessero rinnovarsi, potessero essere davvero persone umane e comunità umane, persone in cui si poteva lodare e ringraziare il Signore fedele per sempre nell'amore. Gesù a questo punto si volta e rimprovera non i samaritani che non avevano accolto, ma gli apostoli che volevano bruciarli. E dice loro che non si fa così, che non è questo lo stile dei cristiani. Quante volte, forse anche oggi, c'è qualcuno che vorrebbe bruciare chi non la pensa come lui, che vorrebbe bruciare anche all'interno della Chiesa coloro che propongono cammini e spiritualità in cui lui, lei, loro non si riconoscono. A volte vorrebbero bruciare anche Papa Francesco perché non piace loro il suo messaggio. Vorrebbero bruciare la Chiesa di Papa Francesco perché pensano a una Chiesa dei tempi antichi che secondo loro forse era più fedele alla volontà di Dio. Gesù dice agli apostoli che erano indemoniati, nel senso che le loro parole erano state suggerite loro dal diavolo. A volte, forse anche oggi, chi non segue Papa Francesco, chi non cerca di vivere il Vangelo incarnandolo in questa Chiesa, l'unica che abbiamo a disposizione, parla a nome del diavolo, del divisore, di colui che ci vuole allontanare da Dio e dai fratelli. E per questo motivo però Gesù non scende a compromesso con i samaritani, non abbassa il livello della sua proposta. La sua proposta è sempre una proposta estremamente seria, è una proposta che ha bisogno di una adesione assoluta e perciò presenta tre tipi di persone che vorrebbero seguire Gesù o che Gesù stesso chiama, e ci fa capire come non è possibile tenere il piede in due scarpe. Non è possibile seguire Gesù, come diremmo noi oggi, su Facebook e su Instagram. Gesù va seguito sulla strada che lui ci traccia, che è quella del dono della propria vita, che è quella dell'amore anche per i nemici, che è quella della preghiera anche per chi ci ostacola. La prima persona sembra molto disposta a seguire Gesù, tanto che dice a Gesù: «Ovunque tu vai, io ti seguirò». Ma Gesù gli dice: «Guarda che gli uccelli del cielo hanno i loro nidi e le volpi le loro tane. Io non ho né nido né tana, e chi mi segue non deve avere né nido né tana». Gli uccelli volano nel cielo, ma poi tornano sempre al nido. Le volpi escono dalla tana per andare a caccia, ma poi tornano alla tana. E anche noi vorremmo, come si dice oggi, una comfort zone, una zona di conforto, una stanza in cui poter mettere, come si usa negli alberghi, non disturbare.
Ma Gesù ci dice che in questo modo non saremmo cristiani, non saremmo discepoli. Potremmo essere suoi ammiratori, ma non certamente suoi seguaci. La seconda persona è Gesù stesso che la chiama. Seguimi. Questa persona gli dice: ti seguirò, ma prima fammi seppellire mio padre. Gesù dà una risposta scandalosa per un ebreo, una risposta incomprensibile. Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Seppellire i genitori, accompagnare il proprio padre al cimitero era una delle azioni più sacre per l'ebreo. Di fronte ad essa cadevano tutte le altre regole della legge, anche il rispetto del sabato. Pensate, anche il sommo sacerdote, che non poteva entrare nel cimitero e nemmeno avvicinarsi a un defunto, quando moriva il papà, doveva accompagnarlo al cimitero. Allora Gesù cosa ci vuol dire? Il padre, nella tradizione degli ebrei, era colui che rappresentava il passato, appunto la tradizione, i valori di un tempo, valori che però a volte potevano essere morti. Tante volte la nostra società ci dice: ti devi affermare, qualunque sia la modalità in cui lo fai, devi diventare il primo, costi quello che costi. Questi sono valori morti. A questi valori Gesù sta dicendo: lascia che i morti seppelliscano i loro morti, non al papà fisico, non al papà che ti ha donato la vita. Insomma, dobbiamo lasciarci alle spalle l'uomo vecchio per rivestirci dell'uomo nuovo. E quindi una terza persona: ti seguirò, dice a Gesù, ma mandami prima a salutare i miei familiari. E Gesù dice: chi mette matro e poi si volta indietro non è degno di me. Questo è il motivo per cui siamo vicino a questo aratro. Chi mette mano all'aratro, chi comincia ad arare, ad aprire il solco, deve continuare a farlo, perché quel solco, con l'aratro rappresentato dalla croce di Cristo, è il solco nel quale possiamo seminare il Vangelo e il Vangelo può fruttificare. È il solco nel quale noi potremo crescere come vocazione alla santità. Tutti siamo chiamati alla santità, senza rimpianti, senza nostalgie. Non prendiamo esempio dagli ebrei che si rimpiangevano le cipolle d'Egitto e si rimpiangevano la carne che non avevano vista, noi diremmo nemmeno col binocolo. Invece, avendo aderito al Signore, avendo detto il nostro eccomi, seguiamolo fino in fondo. E questa sequela non è solo per i sacerdoti, per i religiosi e le religiose, è per tutti, per ogni battezzato, anche per chi sceglie la via del matrimonio e della famiglia. Oggi si conclude il 10° incontro mondiale della famiglia ed è per questo che vicino a me c'è ancora una volta una coppia, Paolo e Arianna, che fra l'altro sono anche in attesa di un bambino, e perciò facciamo loro gli auguri che su di loro e su questa vita che sta per nascere possa scendere la benedizione del Signore. Essi ci parleranno di come per loro la vita matrimoniale, come dice il rito del matrimonio, è la nuova via della loro santificazione. Essi ci diranno come vivono questa chiamata alla sequela fino in fondo nella loro esperienza di coppia e di famiglia. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare. La santità non dipende da quanto sei bravo ed efficiente, né con l'essere una persona eccezionale e senza difetti. La santità non ha nulla a che vedere col dovere e la costrizione. La santità riguarda il vivere con amore e dono la vita di coppia, accogliersi, scegliersi, amarsi ogni giorno come dono data dalla grazia di Dio. La santità riguarda la possibilità che diamo a noi stessi e alla nostra relazione di coppia di vivere come figli amati da Dio e riversare questo amore anche su chi ci circonda. È un dono che riceviamo da Dio e che parte dal rapporto personale e profondo con il Signore, con il corpo di Cristo, con l'Eucaristia, che dona la gioia e la pace con se stessi e poi con gli altri.
Essere santi nel matrimonio sembra difficile, anzi impossibile, perché crediamo che questa cosa dipenda da quanto siamo capaci e all'altezza del ruolo di marito e moglie. Pensiamo che proprio non ce la possiamo fare e che la santità non ci può riguardare perché abbiamo troppi difetti e troppi limiti. La famiglia invece è l'occasione e lo spazio dove possiamo, con parole, sguardi, gesti piccoli e grandi, far sentire amato mio marito o la moglie o la tua famiglia. La chiamata alla santità riguarda la possibilità di far sentire amato chi hai intorno, a prescindere da cosa sta succedendo. A volte per amare bisogna restare piuttosto che scappare, coltivare la speranza piuttosto che mollare, favorire l'intimità piuttosto che la distanza, con il dialogo aperto e sentito. La chiamata alla santità riguarda la possibilità di trasformare la vita in ciò che sembra morte, di coltivare idee elevate e grandi sogni, per qualcosa che solo tu puoi fare o dire. E per intraprendere questo cammino non conta quanto sei debole o peccatore, conta solo quanto conosci Dio e quanto intimamente a Lui sei legato. Per essere santi bisogna vivere da figli di Dio amati e scegliere ogni giorno di abbreviarsi all'unica fonte inesauribile d'amore, che è Cristo, con la preghiera, con l'Eucaristia e con la confessione. Ecco, appunto la preghiera è il mezzo con cui coltivi la relazione con Dio. La scegli ogni giorno, in ogni momento, in cui decidi di smettere di guardare i tuoi peccati e guardi avanti verso il Signore. Quel Cristo che ti dice chi sei, quanto vali, che ti dà l'identità di figlio amato e scelto. La santità è il vero e solo cammino di libertà, che ti sottrae alle schiavitù del peccato e dell'istinto e ti apre alla libertà di fare il bene. Se permetti a Dio di amarti e ti gusti questo suo amore, automaticamente ti comporterai da amato, da figlio amato, che non è più solo questo, ti può far fare grandi cose, anche nel tuo piccolo. Durante la giornata affidiamoci più volte al nome di Gesù e pronunciamolo anche semplicemente. Questo nome insegna la preghiera del cuore e in quel breve tempo invochiamo lo Spirito Santo. È presenza di Dio, quel Dio che è amore. Un tempo di silenzio in cui Dio parla al mio cuore. Senti che non sei più solo e poi ricominci ad occuparti delle cose grandi o piccole che devi affrontare. Crea nella tua giornata piccoli spazi per incontrare colui che ti ama. Davvero ti ama. La tua santità è tale perché rivela la presenza di Dio nel tuo cuore, per te stesso e le opere che fai per gli altri. Se facciamo in modo che la giornata non finisca senza fare pace, anche con un piccolo gesto, una carezza, l'armonia in famiglia può essere ristabilita. Ogni famiglia riceve vita dalla grazia dello Spirito Santo, dal Vangelo, scegliendo Dio, e si rinnova nella fedeltà alla promessa nuziale e nell'impegno a testimoniare la bellezza della vita insieme, amandosi, donandosi, soprattutto mettendo Gesù al centro, camminando con Lui, andando avanti insieme nella stessa direzione. Bene, l'augurio che vogliamo fare a conclusione di questa buona novella è che per ogni uomo e per ogni donna, qualunque sia la sua vocazione e la sua missione, possa esserci il raggiungimento della santità sulla strada che il Signore per lui e per lei ha pensato.